Siamo con Raffaella Paita, capogruppo Azione Italia Viva in Senato. Oggi le comunicazioni del Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Cosa vi ha convinto e cosa no? Abbiamo votato la parte della risoluzione della maggioranza e ottenuto da parte della maggioranza il voto favorevole sulla nostra per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, quindi invio di armi e tutto quello che serve per continuare a sostenere la causa di quel popolo. Ci è sembrato giusto, un'opposizione responsabile questo deve fare è avere una posizione, diciamo così, che rafforzi il paese in un momento di massima difficoltà nel ruolo dell'Europa. Mentre siamo stati molto critici, e per queste ragioni abbiamo votato contro, sul tema dell'immigrazione, così come sulla vicenda del MES. Su questo abbiamo sollecitato il governo e quindi presentato un nostro punto nella risoluzione che non ha avuto i voti sufficienti. Siamo invece molto soddisfatti di un'altra puntualizzazione che abbiamo fatto e della quale si era completamente dimenticata la maggioranza, e cioè il voto sul nucleare, perché noi abbiamo inserito nella risoluzione nostra il tema del nucleare. Ci sembrava assurdo che il governo andasse a parlare di energia in Europa senza trattare la vicenda del nucleare, d'altro canto c'era un precedente e il ministro Pichetto Fratin non aveva partecipato a quel tavolo tanto importante, quindi abbiamo inserito nella nostra risoluzione. E quindi la maggioranza, nel votare i nostri punti, ha anche, diciamo, assunto il punto sul nucleare che da sola non avrebbe mai messo. Quindi, come sempre, il terzo polo dimostra di essere un'opposizione non pregiudiziale, non ideologica, utile al paese e soprattutto molto preparata su tutti i punti, su tutti i contenuti che servono all'Italia in questo momento per trattare alla pari, con dignità, con forza e autorevolezza in ambito europeo.